Luigi De Mucci, coordinatore della Giovane Italia di Andria. Luigi, con te insomma parliamo di mondo giovanile e ovviamente del mondo anche attento a quelle che sono le problematiche e le tematiche giovanili. Una delle tematiche che in città in questo momento è più sentita è ovviamente quella della sicurezza. Per quel che ti riguarda e per quel che immagini tu, insomma, come cittadino e come esponente ovviamente politico, qual è la situazione attuale, di Andria, della città di Andria? La situazione attuale della città di Andria, diciamo, è una situazione sempre in divenire sulla tematica della sicurezza. Non possiamo nasconderlo che si sta facendo parecchio nell'operato dell'amministrazione verso questa tematica, ma tanto c'è da fare. È un argomento che ha una sua complessità. Noi come Giovane Italia tante volte siamo stati ascoltati anche dall'amministrazione, dagli esponenti sia locali che nazionali del nostro movimento politico, ritengono che i giovani siano fondamentali per quanto riguarda il ruolo della sicurezza in questa città. Però d'altra parte dispiace che ogni giorno ascoltiamo, vediamo e sentiamo avvenimenti che sono sotto gli occhi di tutti e la cronaca riporta quotidianamente, voi riportate quotidianamente. L'unica cosa che come giovani dovremmo sentire più nostra questa città, a volte sì, le istituzioni, le forze dell'ordine che sono indispensabili quotidianamente hanno un ruolo determinante, ma come giovane e come colui che ama questa città, che vuole viverla e un domani vuole essere protagonista, deve averne più rispetto, deve avere più a cuore le sorti di questo paese. Ogni giorno se vediamo proprio sotto gli occhi di tutti atti proprio di vandalismo che non sono, si recepiscono, si vedono come una forma di ribellione giovanile, non si sa nemmeno il perché. Per questo a volte sì, le istituzioni hanno un compito importante, ma sta anche a noi giovani responsabilizzarci molto. Ovviamente il problema della sicurezza è un tema molto ampio, molto vasto, perché riguarda insomma tante tematiche, tra cui ovviamente quella che hai già citato del vandalismo e non solo. Secondo te, diciamo, quali possono essere le soluzioni, diciamo, pratiche che in questo momento possono essere adottate per fronteggiare una emergenza che in questo momento sembra essere, così pressante? Ma io prima, oggettivamente non conosco i dati, presumo che i dati sempre quotidianamente ci danno sempre di una situazione che è sempre preoccupante. Quello che invito i giovani, non c'è una ricetta secondo me nei confronti della sicurezza, c'è l'impegno, tutti dobbiamo metterci un qualcosina in più nelle istituzioni, nel fronteggiare questa, tra virgolette, se la possiamo chiamare emergenza, dal punto di vista delle forze dell'ordine e anche i governi centrali potrebbero far pervenire sul territorio, come quotidianamente ascoltiamo il sindacato della polizia che richiede più forze dell'ordine, più mezzi sul territorio. E poi c'è, come ripeto, a noi a rispettare e essere anche protagonisti in positivo, aiutandoci tutti quanti a credere più nelle potenzialità di questo paese. A volte sono tante volte molto sottovalutate. Anche noi giovani ci deprimiamo, ci buttiamo giù, dire non offre niente questa città, non ha niente. Però a volte quello che ha non lo sappiamo far sfruttare, non lo sappiamo far crescere.